Ti presento la soluzione Win Foil gonfiabile della Gong. Questo è il kit con all'interno la tavola gonfiabile Hype 5.3. Qui comunque ci sono anche le versioni più piccole o più grandi. Viene fornito con il foil nella sua confezione, che però lo escludo mettendolo all'interno. Viene fornita la vela con il suo zainetto, che però la escludo mettendola all'interno. E poi c'è un kit di riparazione che comunque è inutile portarsi in spiaggia. Quindi alla fine si usa tutto l'occorrente mettendolo dentro allo zaino con ruote fornite con la tavola. Ora ve l'apro. Ovviamente è meglio appoggiarlo sdraiato. Come vedete c'è tutto. Il foil XL. La pompa. La vela, che a questo punto dentro la metto in scusa. La base per il foil. E la tavola. Questo qui è l'Hype 5.3. Chiaramente la loro soluzione è mettere questa piastra in carbonio per irrigidire la scassa del foil, e la semplicità di immagazzinare il tutto ti permette poi di trasportarlo dove vuoi senza l'ausilio di un portapacchi e di raggiungere le spiagge anche dove con l'automobile è un problema. Il vantaggio del gonfiabile in termini pratici è questo. Poi è chiaro, la loro tavola non ha la stretta posteriore, più per una scelta di limitazione per impedirti di andare ad affrontare mareggiate, fare salti e freestyle, che con il gonfiabile non è opportuno fare. Quindi va bene una tavola per mari non troppo agitati, 15-20 nodi massimo, come spesso capita nei mesi estivi, ecco, da venti leggeri. Se abbinato a una vela grande è una tavola da venti leggeri. Il peso totale della confezione, escludendo le cose che non servono, è 21 kg. Spero di essere stato d'aiuto, alla prossima.